Ok, allora come approcciare una barista o una cameriera? Per sistemare un po' i capelli. Allora, sistematicamente questa domanda rindonda, ok, mi torna sempre a bomba, cioè tutta questa cosa della barista e cameriera. Allora, barista e cameriera sta lavorando, tu devi andare lì a rompere i coglioni, va bene. Allora, come fai ad approcciarla? Molto semplice, ci sono due modi fondamentali, quindi vuoi fare una cosa molto spiccia, due modi fondamentali e comunque due scenari. Questi due scenari praticamente implicano che o la persona stia dietro il bar, quindi se sta dentro il bancone c'è una sorta di barriera fisica davanti a voi, o comunque questa viene da te al tavolo. Adesso altri casi non mi vengono in mente, ma più o meno nella gran parte dei casi è così. Quindi se la barista sta dietro il bancone, come mi comporto? Se la barista cioè se la barista viene verso di me, come mi comporto? È facile, allora sicuramente qui non puoi fare un approccio diretto e indiretto, ok? Nel senso non è che ti metti lì con la barista a parlare di quanto sia bello il tempo o di quanto è figo il locale, ok? Oddio, di quanto è figo il locale potresti anche farlo, però di fondo l'ideale sarebbe un approccio diretto. Quindi un approccio diretto è parlare con la persona, esprimersi e dirle semplicemente quello che pensi, però in questi casi le condizioni sono due: quando viene da te c'è un modo di farlo, quando invece sei tu che vai e stai dietro al bancone c'è un altro modo di farlo, ok? Allora, il primo modo di farlo è semplice: viene lei da te, quindi c'è ben poco che tu possa fare. Quando la persona viene da te, le dici semplicemente: guardi, lo so che le sembra assurdo e comunque la sto disturbando mentre lavora, ma penso che sarebbe bello prenderci un caffè insieme un giorno e dovremmo scambiarci il numero di telefono. E tiri fuori il telefono e gli fai vedere il tastierino. Basta, questo è. Cioè non c'è niente di così. La tecnica, la calibrazione. Cioè non rendiamo queste cose complicate. Cioè non stiamo a fare la scienza della nata. Stiamo parlando dei rapporti sociali umani che esistono da milioni e milioni di anni. I primati pure, cioè nel senso stiamo parlando di una cosa estremamente semplice. Questo fai, semplicemente esprimi il tuo interesse, le dici semplicemente che la vorresti approcciare e che vorresti semplicemente scambiare il numero per poi organizzarvi per un appuntamento o un caffè, quello che sia. Funziona? Dipende se la persona gli piace. Basta. Dipende se la fai più volte, perché sicuramente se lo fai con una barista hai meno chance, ma maggiori sono i tentativi, minore sarà la chance di fallimento. Cioè questa è matematica, teoricamente io ero anche una capra a matematica, però minore, cioè se maggiori sono i tentativi e più aumentano i tentativi, più si riduce la chance. Anche se non ci avessero 0-10% di chance di fare qualcosa, aumentando i tentativi, quella chance si riduce, nel senso la possibilità che si verifichi l'evento aumenta, no? Ok, quindi è semplice. Se sta dietro al bancone e quindi sta appunto lavorando, è in una condizione di lavoro perché è frenetica, quindi sta servendo le persone al bancone, eccetera, puoi andare lì e dirle: guarda, mi scusi, posso chiedere una cosa un secondo? E cioè, sì, mi dica, ok, si distacca dal marasma, si distacca dal casino che c'è, no? Dal casino che c'è, perché magari sta servendo il caffè, quello e quell'altro, sappiamo tutti come sono i bar e i banconi. E in quell'istante in cui si è distaccata, le esprimi il tuo interesse. Guarda, io so che sembra assurdo e lei ha pochissimo tempo, però mi piacerebbe scambiarci il numero di telefono, ok? E uscire e andarci a prendere qualcosa un giorno. Basta. Ecco, la strategia infinita, il modo infinito di approcciare una donna, di fare una cosa. Queste sono le cose, questo è quello che funziona. Però a voi e alle persone in generale dà fastidio l'idea di prendere tante sberle in faccia. Tanto anche se sei il seduttore più bravo del mondo, prendere un sacco di sberle in faccia, sempre, sempre, anche se sei la persona più brava del mondo a sedurre.
Ci sarà sempre la sberla in faccia pronta ad aspettarti, non c'è niente che puoi fare, quindi giocare per la legge dei numeri non è poi così sbagliato, è sbagliato credere che non funzioni, cioè è sbagliato credere che questo non possa essere fatto. Chiaramente questo non lo puoi fare al bar del paese con 3.000 abitanti, anche se, cioè, io l'ho fatto, però vabbè. Però lì non ci abitavo, in senso. Quel paesino di 3.000 abitanti che è nelle zone nord del... no, nelle zone nord, nelle zone centro Lazio più o meno. Però anche lì lo puoi fare, cioè sti cazzi. Nel senso non è un problema. Il problema è che è chiaro che se abiti nel paesino poi viene etichettato. Quindi questo perché io ti dico sempre... no, vai in una città grossa, vai in un centro. Vai in una parte dove c'è tanta gente. Perché questo è un hack sociale, questo è un trucco sociale, trucco. Ricordi i trucchi all'estation, quando tu facevi XR1 più quello o l'altro, il cheating, no? Barare. E questo è, cioè, nel senso, è un trucco sociale, perché se tu sei etichettato come uno sfigato, avrai una scarsità di donne nella tua vita. E l'unico modo per trovare una partner o comunque fare questo è hackare a livello sociale questo sistema bugato che non consente alle persone magari più introverse di esplicitarsi, quindi di uscire lì fuori, che poi questi comportamenti sono di conseguenza estroversi, però magari le fanno le persone più introverse del mondo, cioè io per esempio sono introverso per moltissime cose, cioè divento una sociale, divento veramente un eremita, mi isolo, mi piace isolarmi. E allo stesso tempo mi piace non isolarmi, cioè, quindi, perché poi queste sono cose che ti spingono fuori, migliori, insomma, ci sono tante cose positive al riguardo. Si tratta di migliorare nel sociale, ok? Di acquisire una sorta di intelligenza sociale. È chiaro che oggi, anche col coronavirus e tutti questi problemi che ci sono stati, sarà un po' un problema, chiaramente, riuscire a fare che cosa? Nel senso, avvicinarsi a una persona. Però di fondo avvicinarsi a una persona implica che cioè, nel senso tu rispetti le distanze di sicurezza, quindi nel senso comunque puoi rispettare le distanze. Adesso comunque si sbloccano le situazioni, la gente ricomincerà a uscire e la gente uscirà sempre. La gente andrà sempre in discoteca, la gente andrà sempre al ristorante, cioè nel senso voglia che c'è il coronavirus, la guerra, adesso sono cose passeggere, le abitudini intrinseche negli esseri umani sono queste quelle fondamentali e verranno reiterate e tu potrai cogliere l'occasione al balzo, quindi nel senso potrai prendere l'occasione e appunto fare gli approcci, quindi approcciare anche una cameriera o una barista, quello che sia. Questo è come approcci. Altri modi, il bigliettino, sì, forse anche il bigliettino. Una volta incontrai una ragazza, praticamente stava tornando a un primo appuntamento. E lui l'aveva approcciata perché era un ristorante, lasciò a lei il bigliettino, lo fece portare dalla cameriera. Cioè, se proprio vuoi lasciare il bigliettino, vai là, glielo lasci, fai scusa, non vorrei disturbarti, ti lascio questo. Gli lasci il bigliettino e te ne vai. Poi magari ti scrive, magari non ti scrive il bigliettino con il numero di telefono, chiaramente. E questo è quello che puoi provare. Poi è chiaro, magari quel ragazzo ha quella tecnica che funziona per lui, tu c'hai quel modo di parlare con le persone che funziona per te, cioè al passare del tempo, degli anni, poi tu capisci quali sono i tuoi modi di rapportarti con gli esseri umani, capisci quali sono i modi migliori per te, perché ci sono dei modi che per me sono migliori e per te sono peggiori, per me sono buoni, per te sono cattivi, cioè ok, il principio è sempre questo, di utilizzare poi delle tecniche che sono ottimali, che sono funzionali per te, per la tua persona, ok? Quindi di fondo mi raccomando, focus su questo, quindi focus semplicemente su sconfiggere poi quella che è l'ansia approccio, perché tanto comunque ci avrai l'ansia, cioè non è tanto il modo, il problema è che ci avrai sempre quell'ansia, la paura sociale, quindi il problema è scartare quella, scartavedrare quella paura. Se non la scartavedi, se non la superi, rimani bloccato nel tuo limbo, che appunto è quello della persona che sta ferma e non fa nulla, quindi di fondo devi scartare questo. Spero sia stato d'aiuto, see you in the next.